In questa puntata di Attiva Ambiente manderemo in onda due interessanti servizi fatti dal zoologo dottor Davide Ruffino, un esperto di ambiente, ecologia, animali e zoologo. Su questi due servizi, su questi due video, vedremo che si parlerà nel primo della murena del Mediterraneo, un animale marino, un pesce marino che vive nei nostri mari. E nel secondo video si parlerà dei ricci di mare. Sono interessanti servizi che vedrete, quindi vi auguro una buona visione e seguite Teleambiente. Grazie telespettatori. Ecco a voi una creatura marina molto famosa, ma al contempo poco conosciuta. Sembra strano a dirlo, ma è così. Ecco la murena mediterranea, Murena elena, che, attenzione, come tutte le murene, è un pesce. Lo specifico, perché c'è molta gente convinta che le murene siano serpenti. Eh già. Le murene appartengono alla superclasse degli osteiti, quelli che sono comunemente chiamati pesci ossei. La classe degli actinopterigi comprende la quasi totalità delle specie di pesci ossei, e le murene non fanno eccezione. L'ordine è quello degli anguilliformi, la famiglia quella dei murenidi. Esistono molte specie e molti generi di murene, ma la murena mediterranea presenta questo areale. Ho colorato di arancione la zona popolata da questo animale, che comprende praticamente tutto il Mediterraneo e parte dell'Oceano Atlantico orientale, dal sud dell'Inghilterra fino al Senegal, toccando le Canarie, le Azzorre e Capoverde. È l'unica specie di murena ad essere abbondante e piuttosto comune nel Mediterraneo. A volte nel nostro mare è possibile imbattersi anche nella specie Gymnothorax unicolor, che è comunque piuttosto rara, e un altro paio di specie sono considerate solo occasionali. Ecco perché ho deciso di occuparmi nello specifico di Murena elena. Passiamo quindi a descriverla. Si tratta di un pesce dalla forma allungata e affusolata, direi cilindrica, dalla sezione leggermente compressa in senso laterale. Non per niente appartiene allo stesso ordine delle anguille. Può raggiungere una lunghezza di 150 cm e un peso di ben 15 kg, ma si tratta di casi limite. Di solito è considerevolmente più corta e più leggera. Presenta un colore di fondo generalmente bruno scuro, che in certi esemplari può assumere sfumature grigiastre, con una fitta macchiettatura giallo-arancio. La pelle è viscida, ricoperta di muco e priva di squame. Le pinne pettorali sono assenti, mentre la pinna dorsale copre tutto il dorso, fondendosi di fatto con la pinna caudale, che a sua volta è un tutt'uno con la pinna anale. I denti sono affilati e piuttosto lunghi, perfettamente funzionali alle abitudini predatorie della murena. Inoltre, questo pesce è dotato di una caratteristica davvero sorprendente. Una struttura detta mascella faringea. Eccola mostrata in questo schema. Si tratta di una vera e propria seconda mascella, interna e non visibile dall'esterno, localizzata all'altezza della faringe e provvista di altri denti. Durante il pasto della murena, la mascella faringea viene protesa in avanti e serve al pesce per ingoiare più agevolmente le prede in spazi ristretti. Questo stratagemma evolutivo serve anche per permettere alla murena di ingoiare prede più grandi di lei, che altrimenti non potrebbero passare per l'esofago. La possente muscolatura del collo della murena serve a rendere più efficiente questo sistema. Forse l'assenza delle pinne pettorali è dovuta proprio alla necessità di convogliare tutta la potenza possibile nel morso e nella deglutizione. Oppure l'assenza di queste pinne potrebbe essere un semplice adattamento alla vita della murena. Stiamo parlando di una specie bentonica, che vive su fondali compresi generalmente fra i 5 e gli 80 metri di profondità. Questa specie predilige habitat rocciosi, caratterizzati da scogli, alghe e un grande numero di anfratti. Ama passare le sue giornate immobile, rintanata in buchi e cunicoli, e in questo contesto un corpo serpentiforme e privo di pinne pettorali potrebbe addirittura agevolarla e renderla più adatta a strisciare in spazi angusti. Eh già, la murena non ama nuotare, e quando si muove preferisce farlo col buio. Dotata di una buona vista e di un ottimo olfatto, aspetta paziente il passaggio delle sue prede. Pesci di ogni tipo, ma anche echinodermi, crostacei, molluschi e altre piccole creature. Non disdegna nemmeno le carogne. Una volta ghermita la sua preda, non la molla più.
La murena, dopo tutto, è famosa per il suo morso. Attenzione, però. Non è affatto velenosa come la gente pensa. I suoi denti affilati possono provocare ferite serie, che possono infettarsi a causa delle blande tossine presenti nel muco che ricopre la sua pelle. Ma la murena non ha assolutamente un morso velenoso nel vero senso della parola, né morde per divertimento. Morde per difesa. E se il suo muso allungato ha un'aria minacciosa, non è certo colpa sua. Inoltre la murena non tiene la bocca aperta per minacciare gli incauti sub, ma semplicemente per respirare, poiché per farlo deve ingoiare continuamente acqua per filtrarla con le branchie ed espellerla tramite due piccole fessure poste dietro agli occhi, a volte chiamate spiracoli. La riproduzione avviene in estate e la fecondazione è ovviamente esterna. La femmina rilascia nell'acqua fino a 60.000 uova, che vengono fecondate dallo sperma del maschio. Le larve, planctoniche, conducono vita pelagica e hanno una forma appiattita lateralmente. Larve di questo tipo sembrano essere un carattere che indica primitività e vengono dette leptocefali. Ovviamente solo una piccolissima parte dei nuovi nati raggiungerà l'età adulta. Nonostante l'aspetto poco invitante, la murena viene pescata e mangiata dall'uomo. Fortunatamente questa specie è ancora piuttosto abbondante nel nostro mare. E noi tutti vogliamo che continui ad esserlo, perciò bando ai pregiudizi. Non sarà carina dal punto di vista dell'animalista cresciuto a pane e Disney, ma anche la murena va rispettata in quanto meravigliosa creatura del mare. Stavolta voglio parlarvi di una delle tantissime meraviglie degli oceani. Croce e delizia dei bagnanti, ecco a voi i ricci di mare. Famosissimi per svariati motivi, non ultimi gli aculei. Ma cosa sono esattamente i ricci di mare? Ve lo siete mai chiesto? A scanso di equivoci non c'entrano assolutamente nulla con i ricci terrestri, i mammiferi. E non sono piante, so che sembra scontato, ma ho parlato con gente convinta che lo fossero. Ovviamente sono animali. Appartengono al filum degli echinodermi, echinodermata, che comprende anche le stelle marine e le oloturie. Il subfilum è quello degli eleuterozoi. I ricci di mare, per la precisione, rappresentano la classe Echinoidei, composta a sua volta da svariate famiglie e generi. Questa classe conta all'incirca 950 specie conosciute, diffuse in tutti gli oceani, dal polo nord al polo sud, e ovviamente anche nel Mediterraneo. Possono vivere in pochi centimetri d'acqua, vicino alla costa, ma alcune specie raggiungono i 5.000 metri di profondità. Prediligono i fondali rocciosi. Alcune famiglie presentano specie appiattite e prive di aculei, dette dollari della sabbia. Ma al di là delle eccezioni, come si presenta un riccio di mare generico? Si tratta di un animale tondeggiante, più o meno schiacciato ma quasi sempre di forma sferica se visto dall'alto. Il diametro di solito va dai 6 ai 12 cm, ma alcune specie possono eccezionalmente raggiungere i 36 cm di diametro. I ricci presentano i colori più svariati e anche gli aculei hanno forme sempre diverse. Alcuni ricci li hanno lunghi e sottili, altri corti e spessi con le punte arrotondate e in quest'ultimo caso vengono detti ricci matita. Ma parliamo brevemente della loro anatomia, giusto un accenno perché non voglio confondervi. La struttura rigida che racchiude gli organi interni viene detta endoscheletro o dermascheletro. Sapete di cosa sto parlando? Ogni tanto al mare si trovano questi gusci vuoti, a mio avviso spettacolari nella loro bellezza e perfezione, detti scheletri di riccio. Ebbene, sono proprio loro gli endoscheletri. Queste teche sono fatte di carbonato di calcio e ricoperte da un sottile strato di derma. All'interno di questa teca sono presenti le gonadi, di cui parleremo tra poco, il tubo digerente e il sistema nervoso. Non è presente un vero e proprio cervello, quanto piuttosto un grosso fascio nervoso a forma di anello. Le funzioni vitali sono assicurate dal sistema acquifero, molto importante per gli echinodermi. In pratica si tratta di un sistema di vasi che usa l'acqua di mare per svariati scopi. L'acqua, circolando in questi vasi, provoca turgori più o meno accentuati, che sono alla base di funzioni essenziali come locomozione, presa sul substrato e in parte respirazione. Ma non starò ad annoiarvi spiegandovi nel dettaglio come funziona, non voglio farvi venire mal di testa.
Vi basti sapere che il sistema acquifero comunica con l'esterno per mezzo del cosiddetto madreporite, detto anche piastra madreporica, nei ricci localizzato in cima e al centro. Nient'altro che una delle cosiddette piastre genitali modificata per scambiare acqua con l'esterno. In alto è localizzato anche l'ano, mentre la bocca è rivolta verso il basso e al centro. L'organo per l'alimentazione è detto lanterna di Aristotele, una struttura rigida, di forma conica e meravigliosamente progettata da madre natura, costituita da cinque placche calcaree dette piramidi, unite fra loro da fibre muscolari e provviste ognuna di un dente appuntito. I denti delle piramidi sono mobili, collegati a potenti muscoli, ed è in questo modo che il riccio di mare raschia il fondale alla ricerca di cibo. Le branchie qui non sono disegnate, ma di solito sono cinque paia e poste in prossimità della bocca. I ricci non posseggono occhi, ma sembrano perfettamente in grado di muoversi verso una fonte di luce o di rifuggire da essa. Questo perché, come stanno dimostrando studi molto recenti, i ricci sembrerebbero avere la superficie di tutto il corpo letteralmente cosparsa di organi fotorecettori, ovvero sia in grado di captare la luce. Ennesima scoperta sorprendente. I loro sensi più sviluppati sono il tatto e l'olfatto, inteso come la capacità di percepire chimicamente delle particelle disciolte nell'acqua. Ma andiamo avanti. Quasi tutti i ricci di mare sono simmetrici e sono detti simmetrici regolari. Presentano simmetria radiale, per la precisione pentamera, poiché il corpo può essere sempre suddiviso in cinque parti uguali, diciamo in cinque spicchi. Tutti gli echinodermi presentano, almeno in una fase della loro vita, simmetria pentamera, ma in fin dei conti si tratta pur sempre di animali bilateri, ovvero a simmetria bilaterale. Si dice allora che la loro simmetria radiale è secondaria e parziale. Infatti l'embrione e la larva possiedono simmetria bilaterale, come i cordati, e crescendo l'animale presenta uno sviluppo maggiore della porzione sinistra del corpo a spese della destra. Molti ricci di mare presentano un'alimentazione erbivora e passano il tempo a foraggiare gli scogli e i fondali rocciosi, raschiando alghe e piante marine grazie alla lanterna di Aristotele, che funziona come una sorta di radula. In questi casi possono diventare anche molto numerosi e ripulire letteralmente gli scogli. Alcuni riescono anche a scavarsi letteralmente un rifugio, raschiando la roccia per ricavare pian piano un piccolo anfratto dove andare a incassarsi. Alcune specie si nutrono di minuscoli organismi bentonici e quelli che vivono a grandi profondità, laddove non crescono piante, sono detritivori. Si nutrono quindi di particelle organiche e dei detriti assortiti che scendono pian piano dagli strati superficiali del mare verso gli abissi. Ma come si muovono i ricci? Allora, l'endoscheletro è suddivisibile in 10 settori. 5 sono detti ambulacrali, perché presentano minuscoli forellini da cui fuoriescono gli organi di movimento, sottili e minuscoli tentacolini provvisti di ventosa, detti per l'appunto pedicelli ambulacrali. Ovviamente i ricci non sono molto veloci, ma nonostante striscino piuttosto lentamente, possono coprire buone distanze. Intervallati ai settori ambulacrali troviamo i settori interambulacrali, che internamente contengono le gonadi. L'endoscheletro è anche munito dei famosi aculei, ovviamente per ragioni difensive. Essi sono mobili e possono conficcarsi e spezzarsi nella carne di un incauto predatore. Ciò nonostante, i ricci possono contare su una nutrita schiera di predatori, come grossi pesci e grossi crostacei, che riescono a romperne l'endoscheletro con potenti mascelle o forti chele. Sarebbe comunque consigliabile non sperimentare gli aculei sulla nostra pelle, ne sa qualcosa chi inavvertitamente calpesta un riccio al mare. Ma noi siamo anche fortunati, basti pensare che esistono ricci di mare velenosi. Prendete per esempio Astenosoma varium, detto comunemente riccio di fuoco, tipico dei mari tropicali del sud-est asiatico. I suoi aculei nascondono al loro interno vesciche ripiene di un veleno dolorosissimo. Ad ogni modo è innegabilmente bello. I ricci di mare presentano riproduzione sessuale, quindi sessi distinti. Ovviamente la fecondazione è esterna, maschi e femmine rilasciano in sincrono i gameti nell'acqua. Il risultato dell'unione è il cosiddetto echinopluteo, o semplicemente pluteo,
una larva microscopica dalla splendida forma geometrica e provvista di braccia, che conduce vita planctonica per un po'. A un certo punto dal pluteo si origina l'adulto, che sboccia come una vera e propria gemma laterale e comincia la sua vita di fondale. Che cosa spettacolare! Per chiudere, ecco le sei specie di riccio di mare più frequenti nel Mediterraneo. E ne vorrei anche approfittare per sfatare un mito molto diffuso sui ricci di mare nostrani. Si sente spesso parlare di riccio maschio e di riccio femmina, e da quest'ultimo si ricavano le cosiddette uova, commestibili e molto apprezzate in cucina. Tanto per cominciare, non si tratta delle uova, ma delle gonadi, gli organi preposti alla produzione dei gameti. Poi, cosa più importante, anche se sono chiamati maschio e femmina, non si tratta assolutamente del maschio e della femmina della stessa specie. Sono in realtà due specie ben distinte, direi le più comuni nel nostro mare, ognuna naturalmente coi suoi maschi e le sue femmine. Il cosiddetto riccio maschio è la specie Arbacea lixula, un riccio molto comune nel Mediterraneo, dalla forma leggermente compressa e sempre di colore nero lucido. In questa specie le femmine non possiedono gonadi commestibili, ragion per cui tutti questi ricci vengono creduti erroneamente i maschi dell'altra specie molto comune nel Mediterraneo, il Paracentrotus lividus. Riconoscibile per il colore più vivace, questo riccio può essere viola, marrone o verdognolo, e durante il periodo riproduttivo le gonadi femminili si ingrossano e assumono un colore arancio-rosso. Vengono dette erroneamente uova. Sono queste che vengono mangiate. È questo il riccio chiamato comunemente riccio femmina, perché creduto alla femmina di Arbacea lixula. Adesso vi è chiaro il concetto? Certo, non è bello calpestare un riccio. A volte questi animaletti vengono odiati e pescati senza motivo. Ma l'obiettivo del mio video era farvi capire che anche creaturine guardate di solito con indifferenza possono nascondere un mondo affascinante. E trovo che i ricci di mare siano davvero esseri meravigliosi. Per cui mi raccomando, rispetto anche per loro,